Ultima tappa di Primavera in Bici, si terrà domenica 22 maggio a Gela. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Velo Club, che per l'occasione celebrerà il 25° anniversario. A partire dalle 7:30 sarà possibile iscriversi alla gara Il ritrovo è al bar della Palma di Corso Vittorio Emanuele. Il percorso, lungo 3 km, attraverserà il Corso Vittorio Emanuele, via dell'Acropoli, via Generale Cascino e via Giacomo Navarra Bresmes. È uno dei più grandi eventi organizzati a Gela per quanto riguarda il ciclismo. Avremo la possibilità di vedere il centro storico Federiciano, perché il percorso coinvolge non solo il centro storico Federiciano, ma anche la parte di via dell'Acropoli, quindi il museo. Dalle ore 10 si parte con questa grande manifestazione sportiva e speriamo che i cittadini e insomma, gli sportivi siano contenti di questa nuova grande organizzazione sportiva in città. L'ultima tappa di un campionato regionale chiamato Campionato di Primavera in Bici dell'Endexain, dove noi siamo soci. Questo campionato si concluderà, abbiamo detto, domenica con la consegna delle maglie di campione nelle varie categorie. Partecipano, ci saranno presenti 9 categorie suddivisi per età. Si parte dalle dai 18 anni fino ad arrivare agli over 65 in base alle categorie. Il circuito che abbiamo scelto quest'anno è un circuito particolare perché abbiamo voluto riportare la gara ciclistica a Gela nel centro storico, che era ormai abbandonata da parecchio. E quindi il circuito sarà Corso Vittorio Emanuele, via dell'Acropoli, si sellerà per via Gianni Cascini, via Bresmes, da ripetere 10, 12, 15 volte in base alle categorie. Che dire, e abbiamo anche il nostro obiettivo era quello, come ho detto prima, di portare questo evento a Gela, che era da tempo che non si aveva, anche per festeggiare, chiamiamolo così, il nostro 25° di fondazione. Quindi abbiamo scelto una doppia data, sia quella della fine del campionato che il mese di maggio, che noi facciamo 25 anni che abbiamo questa fondazione.